ce la dovremmo aver fatta. Ciao a tutti ragazzi, questo è il Jax Murray e benvenuti in questo nuovo video. Ci siamo tornati qua in un nuovo gioco. E in particolare diciamo che questo più che essere un gioco è una gran cazzata che sto facendo e che hanno fatto prima di me, perché si tratta di un gioco della PlayStation 1 ed è in particolare LSD Simulator o Dream Emulator. Praticamente la traduzione letterale sarebbe LSD Simulatore di Sogni. Perché, per chi non lo sapesse, magari perché è più piccolino o meno per fortuna informato, questo è un emulatore della droga LSD. Ora io sono ancora all'inizio, vorrei capire se questa intro finirà mai. Vabbè, nel frattempo che questa intro va avanti con tante tanti dubbi che ci sorgono alla mente, ho deciso di portarvi questo gioco per farvi capire quanto effettivamente la droga sia sbagliata. Beh, day 1, io farei start arrivato a questo punto. Non ho assolutamente idea di quali siano i comandi e quindi addirittura senza drogarci possiamo vedere quali sono gli effetti negativi assolutamente che possa avere queste cose su di noi. Allora, ci sono solamente 4 comandi, almeno fino adesso, cioè avanti e indietro, madonna che grafica fastidiosissima, avanti e indietro, destra e sinistra con le freccette. Sto giocando su un monitor 2K con una grafica, penso che qua sia un video. Ah no, posso andare avanti, posso girarmi anche? Sì. Analizziamo un attimo la situazione, siamo in un giardino a quanto pare. E ci siamo svegliati sostanzialmente in una stanza senza una sega. Quindi o questo già è l'effetto della nostra droga, oppure siamo stati portati qua da qualcuno. Ma non so che afterone abbiamo fatto l'ultimo. Raga, non vi giuro che non ho toccato una sega, che è successo? Stanno cominciando i trip. Oddio mio, che cazzo è questo? Ma posso guardare in alto? No, non si può guardare in alto. Posso solo andare avanti e indietro. Se mi allontano, porca miseria, quello è un piede gigante! E quella è una mano gigante, giusto, per par condicio. Ma che sogni dovrebbero essere questi? Cioè l'LSD mi fa sognare dei piedi e delle mani giganti. Ma noi non facciamoci troppe domande, ragazzi, andiamo a esplorare. Perché questo fantastico mondo ci riserverà pur qualcosa, no? Posso saltare? No, posso andare avanti e indietro. Che schifo però. Ah, ecco, c'è un'interazione col piedone. Me lo dovevo anche aspettare. Sarà tipo il nostro santo protettore? Cosa, dove ci porterà questo piedone? Sembra il Nether di Minecraft con un green screen enorme attorno. Quindi in questo momento io potrei far apparire tutto quello che voglio. Potrebbe essere anche che io posso crearmi il mio sogno personalizzato. Quindi per esempio potrebbe apparire un Jumpidek, potrebbe apparire un Meshosha da dietro quella montagna. Che storia, raga, che storia. Vediamo un po', ho sputato sul pop filter. È una cosa molto disturbante, ragazzi. Non posso toccare niente. Come Remida toccava tutto e faceva diventare oro, io tocco tutto e cambio trip. Raga, per essere un gioco della PlayStation 1, chi l'ha concepito doveva avere tanti, tanti problemi. Gli piaceva sicuramente il verde. Qua, ragazzi, c'è stata sicuramente una sparatoria, perché c'è un buco nella macchina, quindi deve essere successo qualcosa. Porca miseria, che cazzo è? Chi è questa? La battona dei miei sogni. Madonna santa, potevo sognare qualcosa di più divertente con questo, visto che ho l'aiutino, diciamo, dell'LSD. Invece no, sto sognando una ragazza senza volto. Ah, ma io posso anche allontanarmi da lei. Puttana Eva, non è una battona, si è impiccata! Micchia, micchia, micchia. Vabbè, io non ho visto niente, ragazzi, che è sempre il modo migliore. Lei ancora penzola. E sta cambiando. Perché questi sogni fanno quel cazzo che gli vo... Upper o downer? Che cazzo devo fare, raga? Dei due. Ah, è a giorni praticamente. Madonna santa, che trip, ragazzi. E questo? Che minchia è? Un meccanismo, un telefono, un motore di macchina. Sta girando qualcosa. Mamma mia, che graficona, ragazzi, nel 2000. Ma poi soprattutto, per la PlayStation 1, io spero che nessun bambino abbia mai giocato a questo gioco quando era piccolo, perché sarà cresciuto deviatissimo, cazzo. Però potrebbe essere una spiegazione al perché Jumpitech è davvero così adesso. Vediamo però cosa succede, ragazzi, perché finora abbiamo capito poco. C'è stata una donna che si è impiccata, qualsiasi cosa toccavamo diventava merda, anzi spariva direttamente. Dobbiamo capire quanta ne abbiamo presa e soprattutto dove ce la siamo infilata, perché... The Ring! È tutto molto confuso, ragazzi. Non sto capendo tantissimo di questo emulatore, eh? Vabbè, voi avete capito. Io manco per il cazzo, però andrei avanti fossi in voi. E siamo di nuovo qua, in questa pagoda. Però io vorrei andare dall'altra parte a questo punto. Vediamo un po' cosa c'è. Questa è casa mia. Filmato. Madonna, non posso fare due passi. Peggio dei Pokémon, ragazzo. Peggio dell'erba alta dei Pokémon. Non faccio due passi che mi cambia. Dai, di nuovo. E qua lampeggia tutto. Madonna santa. Cos'è, un lago questo, suppongo. Notare anche la musichetta in sottofondo, che non dà niente, per niente, una sensazione di sicurezza.
Questo dovrebbe essere, secondo me, tipo un... o un mini market o qualche luogo per combattimento dei galli. E ricordiamoci che questo è tutto frutto della mia immaginazione. Qua c'è una scena del crimine, palesemente. Qualcuno gli hanno sparato altezza pisello, probabilmente. Sì, è una pagoda, perché sopra il tetto è rosso. Ora, sicuramente, tocco questo coso e succede qualcosa. Lo sapevo! Musica top, ragazzi. Poi dite da dove prendono ispirazioni i DJ. Dalla PlayStation 1, cazzo. Loro non ci mettono niente di loro. Di nuovo, un altro. Cioè, io non so, ragazzi, sono disorientato. Forse questo gioco ha lo scopo proprio di rifanculizzarti il cervello. Nel senso che non sai che... siamo di nuovo qua. Ma, raga, ma che cazzo devo fare io? Vediamo un po' cosa ci riserva il futuro. Guarda, attraversiamo il ponte e succede qualcosa. Forse ho un tempo minimo per cui devo esplorare. Ma devo trovare qualcosa. Ma che cazzo di paesaggio è? C'è una mano enorme, ci sono dei ponti, ma... che minchia di scenario è? Ma veramente questo fa l'LSD? Ma come cazzo fa la gente a drogarsi? Cioè, mi sentirei troppo confuso. Nemmeno una cosa divertente o dei pensieri erotici. Ma che cazzo di prio c'è a drogarsi? Oh, dai. Una bella patacca nuda sulle mie gambe. No, nemmeno questo ci fa. Oh! Già qua siamo più colorati. Abbiamo una stellina e una lunetta. Adesso dobbiamo decidere. Ma che cazzo... quello è il fuori, ragazzi, penso sia il fuori. Ma io voglio un trono, non lo so. Facciamo la stellina, vediamo dove ci porta la stellina. Ci catapulta. Raga, tutto è un teleport. Però finora non è successo niente di what the fuck, davvero. È un po' tutto, però niente di veramente. Ora se io tocco qua sicuro mi teleporto. Sono caduto. Cos'è questa? Una metafora per descrivere la mia vita? Che è caduta in un baratro? Sono morto davvero? È finita la dose? Parlatemi, parlami, gioco. Che cazzo devo fare adesso? Giorno 4. E ricomincio sempre da capo. È un tunnel di merda, ragazzi. Sempre avanti e indietro, avanti e indietro. Fino a quando non rincretinisci. Ecco. La luna. Chiaro. Logico. Ora, vuoi che cosa ci mancava? E i ponti che non c'entrano un cazzo ce li abbiamo. Le mani e i piedi giganti come se fossero delle divinità ce le abbiamo. La luna. Puttana, perché non ci ho pensato io? Perché altrimenti l'avrei fatto io il gioco. Va bene, tocchiamo una qualsiasi cosa. Tanto adesso... esatto, c'è. Ho già scoperto i codici di questo gioco. Hanno programmato questo gioco in modo tale che qualsiasi cosa tu tocchi diventi bianco. Forse non devo toccare niente, raga. Oddio! Questo sì, ecco cosa volevo. Il what the fuck più totale. Quello dovrebbe essere o un sole oppure degli UFO. Ma probabilmente sono degli UFO. Questi sono i miei passi? Cioè, cosa ho sotto i piedi? Dei raggi laser? Tutto nero. Ma che significa, raga? Vi giuro, ma che cazzo di gioco è? Scusami, la PlayStation 1 in che anni era? Metà anni 90 sarà stata, no? Fine anni 90. Come cazzo fa a concepire un gioco così? Trainspotting dovrebbe essere degli anni 80. Quindi comunque fine anni 80, inizio anni 90 c'era tutto questo boom della droga. Ma pesante, cazzo, qua. Cioè, qua è proprio un abusare. Ora, io sono curioso di capire cos'è quella cosa monolitica che c'è qua. Sono delle teste tipo di scimmia. E noi ci entreremo dentro come delle teste di merda. Vuoi che non succeda niente entrando qua dentro? Se un minimo ho capito, devo fare quello che farei se fossi sotto effetto di LSD. Cosa che non succederà mai, però. Madonna santa. Immagini chi l'ha fatto, era proprio... questa è una vagina, palesemente. Cioè, stiamo camminando dentro una vulva. E fa questo rumore. C'è un casino bestiale. C'è un batterista in questa figa. Ma che cazzo è? Ma raga, io non so cosa... ecco, io toccherei qualcosa. Cioè, secondo me non c'è un vero scopo in questo gioco. Ti crea dei mondi random. Che cazzo è questo coso? Raga, per forza, credo di aver capito, non c'è uno scopo su questo gioco. Cioè, lui ti genera randomicamente dei mondi in base alla descrizione, mi sa, che la gente ha dato. Cioè, praticamente la gente si drogava, assumeva l'LSD, poi raccontava le minchiate che si immaginava e ci hanno fatto un gioco. Ma porca troia, pure io voglio fare una cosa. Sai quante copie venderei con tutte le stronzate a cui pensa Jumpy Deck? Ora guardate un po' se tanto mi dà tanto, adesso tocco qualcosa e cambio mondo.
C'è assurdo, ci ho messo un sacco per capirlo. Vabbè ragazzi, io direi che questo video possa finire qua. Abbiamo passato dei bei momenti insieme. Perfetto, lui intanto ricomincia a vedere cosa, quanto fa male drogarsi. Quindi non vi drogate ragazzi, non pensateci nemmeno lontanamente, perché questi non sono gli effetti. Direi che non ne vale assolutamente la pena. Vale la pena invece lasciare un bel like se il video vi è piaciuto. Arriviamo a 10.000 mi piace per nuovi video del genere. Io vi ringrazio per aver guardato fino al fine. Noi ci vediamo al prossimo video. Woo! Illuminati Crew.